Quando sei in inferiorità numerica, la sola cosa che puoi fare è attaccare e segnare una meta. Guinness Six Nations 2021 a Aviva Stadium di Dublino. I padroni di casa dell'Irlanda affrontano la Francia nella seconda giornata di The Championship. Una sfida tra due squadre reduci da due risultati diversi nella prima giornata. L'Irlanda viene da una sconfitta a Cardiff 21-16 contro il Galles, mentre la Francia viene dalla nettissima vittoria allo Stadio Olimpico di Roma 50-10 sull'Italia. Sono i padroni di casa che si portano avanti arrivando al limite dei 22 francesi con Jamison Gibson-Park che forza una penalità francese fischiata dall'arbitro inglese Luke Pearce. Sarà quindi un calcio piazzato in favore dei Greens con Billy Burns che da posizione abbastanza favorevole non sbaglia e apre le segnature di questo match. 23 minuti nel primo tempo, sempre 3-0 in favore dell'Irlanda che è ancora avanti. Calcio di Gibson Park, Gabin Villiers salta per ricevere l'ovale, ma viene travolto da Keith Earls, che a sua volta era finito rovinosamente a terra. L'arbitro fischia, probabilmente ci sarà una penalità. Viene infatti chiamato un TMO per constatare la natura della caduta di Earls. Si può vedere molto facilmente nei replay a disposizione, ovviamente anche a disposizione degli arbitri del TMO, lo sgambetto di Bernard Leroux ai danni di Earls. Arriva infatti il cartellino giallo per Leroux, quindi 10 minuti di superiorità numerica a disposizione della truppa di Andy Farrell per mettere altri punti a tabellone. È subito touche per i padroni di casa che spingono con grande potenza a ridosso dei 22 metri sulla fascia destra. Vediamo se l'Irlanda riesce a segnare in superiorità numerica. L'ovale esce, Gibson Park riapre il gioco verso il centro, servendo Robbie Henshaw che riapre per Billy Burns. Campo aperto sulla sinistra per Hugo Keenan che serve James Lowe sulla linea di fascia sinistra, entra in zona rossa, pochi centimetri dalla linea di meta, arriva a schiacciare oltre la linea. Sembra essere una meta per l'Irlanda, ma anche qui viene chiamato in causa il TMO che analizza nei minimi particolari il tuffo di Lowe, che però poco prima di schiacciare in meta tocca la linea laterale con il piede destro, quindi giustamente l'arbitro Pearce annulla la meta. I minuti passano ma la Francia non si accontenta di resistere e decide di contrattaccare con decisione anche in inferiorità numerica. Gael Ficou costretto a terra poco oltre i 10 metri, Antoine Dupont riparte sulla destra con Mathieu Jalibert che serve Julien Marchand che innesca ancora Dupont dentro i 22, passaggio largo per Damien Penaud. A terra dai 5 metri Dupont riparte ancora da Jalibert, cambio di fronte, Ficou per Charles Olivon sulla sinistra, entra in zona di meta e schiaccia terra l'ovale, meta francese. Rivediamo questa caparbia azione transalpina con il bellissimo capovolgimento di fronte chiamato da Dupont dopo il placcaggio di Penaud sui 5 metri. Dupont che riparte da sinistra per Ficou, rimbalzo fortunato e passaggio per Charles Olivon che schiaccia in meta, molto ben fatto dai francesi, che con ottima mentalità decidono di non rimanere ad attendere e decidono di contrattaccare anche in inferiorità numerica. La Francia è tornata in full strength con la fine dei 10 minuti di penalità commiati a Bernard Leroux, transalpini in avanti e Cyril Bailly in mezzo al campo che non ne vuole sapere di andare a terra, continua ad andare avanti. Dupont prende l'ovale e fa per ripartire a sinistra ma arriva il fischio di Pearce, fallo fischiato a Kian Healy. Quindi sarà calcio piazzato per i francesi con il solito Mathieu Jalibert a calciare. L'ovale è tra i pali e Francia che incrementa il proprio vantaggio 10-3 all'intervallo. Irlanda che non è riuscita ad approfittare della superiorità numerica dopo i 10 minuti di penalità per Leroux ed ora si ritrova sotto. 54 minuti nella partita, ancora la disciplinatissima Francia che guadagna i 22 metri avversari. Entra in zona rossa, prima a destra, poi al centro e poi a sinistra, sempre con Antoine Dupont che orchestra bene le uscite dopo i placcaggi. Dupont riesce a trovare un ottimo incrocio di Jalibert che riapre sulla destra per Bryce Dulin. Dentro i 5 metri serve Damien Penaud che va a schiacciare in meta dalla bandierina. Francia avanti 15-3 con le mani sulla partita. Grande prova per i francesi fino a questo momento alla Aviva Stadium di Dublino. Rivediamo il bellissimo reverse di Dupont per Jalibert che coglie alla sprovvista l'Irlanda che non riesce a traslare sulla destra ed è un routine play per Penaud andare a schiacciare l'ovale oltre la linea di meta.
L'Irlanda è in grande affanno in questa partita. Adesso i padroni di casa provano a dare il tutto per tutto in cerca della rimonta. C'è una touche sui 22 per i Greens. Palla contesa in area tra Charles Olivon e Ultandi Lane. La palla arriva nelle mani di un fulmineo Ronan Kelleher, che si invola sulla linea laterale destra. Non riesce il passaggio a Gabin Villiers e arriva la meta irlandese con Kelleher, che accorcia le distanze. Rivediamo la touche per l'Irlanda e la ottima intuizione del tallonatore del Leinster, che resiste all'ultimo placcaggio e va a schiacciare in meta. 63esimo, la pressione dell'Irlanda si fa più forte, i Greens si avvicinano sempre più ai 22 francesi. Gibson Park ancora prova a innescare, prima Rhys Ruddock, poi l'autore dell'ultima meta Ronan Kelleher e poi ancora Ross Byrne, fino ad arrivare all'intervento di Luke Pearce, l'arbitro, che chiama un fallo alla linea francese. Arriverà quindi un calcio piattato per l'Irlanda, tra l'altro da distanza ragguardevole, siamo sui 40 metri. Se ne occupa Ross Byrne, che calcia molto bene e non sbaglia, porta l'Irlanda a sole due lunghezze di svantaggio, quindi gli ultimi minuti di partita saranno molto duri per la Francia. Ultimi disperati tentativi per l'Irlanda, il tempo è scaduto, sono veramente le ultime chance per i padroni di casa di raggiungere perlomeno la metà campo francese, dove tentare un calcio disperato. I Greens hanno dato tantissimo in questa partita e sembrano molto molto stanchi, ci provano ancora con mentalità da guerriero e con forza di inerzia. Jamieson Gibson-Park gioca gli ennesimi palloni della sua partita fatta di grande quantità e anche un po' di qualità. Da centrocampo apre sia a sinistra, sia a destra, sia al centro, non sempre con lucidità ma con grande volontà. Apre per Ross Byrne, Gary Ringrose, Will Connors, Ed Byrne, Ted Furlong, Rhys Ruddock, Hugo Keenan. Praticamente tutti i 15 giocatori irlandesi sono coinvolti in questa ultima azione offensiva, ma i verdi sembrano proprio non averne più. Non riescono a trovare un varco per avanzare. Rimangono sempre impantanati a centrocampo. Sono e sembrano stremati. Non sembra esserci più spazio per le speranze irlandesi, che cozzano sempre di più contro la disciplinata difesa francese. Sembra proprio che l'ovale sia stato conquistato dai transalpini. Infatti l'ovale è della Francia. Da Arthur Vincent a Brice Dulin, che scaramente in touche. E la Francia è spugna Dublino a distanza di 10 anni dall'ultima volta. Francia che si riconferma come una delle vere contender per la vittoria finale. Non era assolutamente facile venire a vincere alla Viva Stadium di Dublino. Seconda giornata della Guinness Six Nations 2021 alla Viva Stadium di Dublino. Francia batte Irlanda 15-13.